governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. Era un uomo meraviglioso. Ci diceva sempre: qui ci dobbiamo considerare tutti fratelli e sorelle. Certo che era avvocato Colajanni e aveva la sua ideologia di sinistra, di rispetto per tutti, il valore per tutti. Se c'era un tozzo di pane, doveva essere diviso fra tutti. In quella cucina li hanno pestati a morte e poi li hanno portati alla fucilazione. Cose incredibili. Ne hanno fatte così tante che io sono cattolica, cristiana, ma se c'è un buon Dio, non so come fa a perdonare quelle persone, no? Non so. Ecco. In queste altre pagine qui c'è, insieme ad altre foto così particolari, c'è il distaccamento Novara, che era un distaccamento fatto interamente di soldati del sud che avevano fatto la scelta di unirsi con la resistenza ed hanno combattuto qui a Condove con noi, con i nostri partigiani. Sergio De Vitis non se l'aspettava e da eroe morì cercando di difendere i suoi compagni. Questa, diciamo, è la storia del tenente De Vitis e dei suoi compagni che morirono qui, in questo posto, il 26 giugno del 1944. Bruno Toscano è un partigiano di origini calabresi che è stato catturato a Chialamberto nelle Valli di Lanzo e alle ore 18 del 24 gennaio 1945 venne portato alla fucilazione. Saverio era postato con la sua mitragliatrice più o meno lì, dove c'è quel bosco lì. È combattuto quasi da solo, si può dire, tutta la mattina e il pomeriggio con questa battaglia con questi tedeschi. Giovanni Battista Mancuso è nato a Palmi il 28 giugno del 1922. Vengono colpiti a morte i partigiani Giuseppe Maffi, Piero Cornetti, che era fratello di Gino Cornetti, e Giovanni Battista Mancuso. Il giorno dei funerali a Milano, la sua orazione funebre sarà tenuta da Ferruccio Parri, nome di battaglia Maurizio, grande comandante partigiano. Ecco, questo è Santo Barbagallo. Sì, questo con la sciarpa. Con la sciarpa. E tuo fratello? Questo. Le hanno tolto gli occhi, insomma, hanno fatto le torture peggiori, gli erano fatte a tutti e due. Santo e mio fratello. E poi è andato fuoco alla baracca, quindi ci sono i resti, sono rimasti cenere, resti che per mio fratello e per Santo c'era una bara, c'erano tutte le bare, loro una perché purtroppo era questo. E così sono al cimitero tutti e due. Insieme.